Si è svolto ieri nei pressi della spiaggia antistante la Scala dei Turchi e il Maiata Club, la terza edizione della passeggiata veloce della salute organizzata dal Lions Club Agrigento Oste, in collaborazione con altre associazioni no profit e il comune di Realmonte, una passeggiata benefica che ha visto raccogliere centinaia di persone che hanno aderito all'invito e che ha avuto anche come scopo quello della raccolta dei fondi per i rifugiati provenienti dall'Ucraina. A tal riguardo, diverse le rappresentanze presenti di diverse parti della Sicilia, donne e bambini ucraini, tra questi quelli accolti dal sindaco di Mantovago, dalla collettività agrigentina, Favara, Porto Empedocle, rappresentati da Beniamino Biondi, delegato dello Stato ucraino a tal riguardo, e poi la presenza anche musicale per allietare la giornata con Francesco Buzzurro, la Casa del Musical di Savatteri, Barbara Capucci, Edoardo Savatteri e l'artista Sergio Criminisi. Intanto devo dire che meno male che ieri ha piovuto, siamo riusciti anche a organizzare una bella pioggia serale per rinfrescare l'aria, perché altrimenti a quest'ora non sarebbe stato possibile. Stare al caldo dopo aver fatto un'ora e mezza di passeggiata, perché ricordiamo, siamo partiti stamattina alle 8 da questa Arenile, prospiciente alla Scala dei Turchi, e siamo arrivati fino al faro di Caporussello. Vi assicuro che non è stato facile, ce l'abbiamo fatta tutti, è stata un'impresa incredibile, ma tutti siamo stati contenti anche perché abbiamo utilizzato le cuffie Silent guidati da Gerlando Castelli. Assieme a me ci siamo divertiti con tanti siparietti e veramente abbiamo potuto apprendere cose che di questo territorio non conoscevamo, grazie anche all'aiuto delle informazioni che sono state fornite dal Proloco con Paolo che è responsabile della Salemi, che è responsabile della Proloco locale. Adesso non ci aspetta dopo questa camminata lo spettacolo con artisti di primissimo rilievo anche a livello internazionale, a cominciare da Francesco Buzzurro, che è agrigentino, conosco da sempre, abitavamo insieme in Via Dante, poi la scuola, la Casa del Musical con Marco Savatteri, Sergio Criminisi che dipingerà un quadro che, o dei quadri che poi magari cercheremo di vendere all'asta per poi il ricavato darlo ai profughi dell'Ucraina a cui stiamo pensando in questo momento di grande tragicità storica che stanno vivendo proprio per cause della guerra che conosciamo già tutti. Edoardo Savatteri al pianoforte e grazie anche a Barbara Capucci che in tutta questa attività di intrattenimento mi è stata a fianco assieme al Lions Agrigento Host, perché ricordiamoci che questo non è un evento di Achille Furioso del Lions Agrigento Host, ma è un evento di tutte le associazioni che ci mettono la faccia, del territorio, degli operatori economici che hanno sponsorizzato ognuno come ha potuto questo evento. È una festa per tutto il territorio, perché quando si fa squadra si promuove la parte migliore di noi. Noi queste immagini di oggi viaggeranno in tutto il mondo e daremo un'immagine del nostro territorio che farà invidia veramente ai posti più belli di tutto il mondo, perché la Scala dei Turchi è sicuramente per noi un fiore all'occhiello assieme alla Valle dei Templi. Ricordiamo anche la Valle dei Templi ha patrocinato questo evento. Riusciremo sicuramente a convincere ancora quelli che sono diffidenti che qui ad Agrigento siamo in grado di fare servizi meravigliosi, turistici e anche all'insegna del volontariato, promuovendo valori come quello del benessere, della camminata che previene un sacco di tantissime malattie, e tutti insieme, grazie anche al patrocinio del comune di Realmonte che in questo caso ci ha ospitato e di altre associazioni, le migliori sul territorio, credo che oggi è un momento di festa importante per tutto il nostro territorio e credo che eventi di questo genere, il Lions Agrigento Host con gli altri cugini, soci e associazioni che hanno sponsorizzato l'evento vanno ripetuti annualmente. Anzi, l'idea è proprio quella di pensare già a quello dell'anno prossimo, cercando di trovare un'altra sede, un'altra location che possa anche agevolare un turismo più stanziale, quindi superare questa criticità del turismo mordi e fuggi, facendo dormire qui le persone un giorno, facendo venire i Lions da tutta la Sicilia e provare un evento che possa, diciamo, coinvolgere sia la sera che al mattino tutta la collettività e il territorio. Siamo soddisfatti, è andata bene, sta andando bene, e quello che ci soddisfa di più è la partecipazione e la sensibilità della comunità del nostro territorio, che ancora una volta si è dimostrata disponibile e generosa, accogliente, perché questa manifestazione, oltre a promuovere la salute e il patrimonio, in questo caso del nostro territorio, in questo caso della Scala dei Turchi, vuole essere un momento per una raccolta fondi di solidarietà verso i profughi ucraini che sono presenti nel nostro territorio. È a loro che dedichiamo questo magnifico evento, perché loro hanno assolutamente bisogno e dobbiamo continuare a parlare di pace finché i pochi che vogliono la guerra, contrariamente ai popoli e a tutti coloro che non la vogliono,
possano riprendere il dialogo e posare le armi. Un'iniziativa lodevole che il Comune ha promosso immediatamente sottoscrivendo un protocollo d'intesa con la Lions. È un'attività questa di stamattina che è rivolta insomma al benessere, alla bellezza ma anche alla solidarietà nei confronti di un popolo invaso che è appunto il popolo ucraino. Cosa dire? Io sono sempre più convinta che la strada e la direzione è quella giusta, che passa attraverso la vocazione naturale di un territorio che è quello turistico e va verso la bellezza. Ringrazio la Lions, ringrazio gli organizzatori, gli artisti che stamattina parteciperanno all'evento e stanno partecipando, tutti i signori che hanno fatto la passeggiata mattutina della salute per la bellezza e per la solidarietà. Vista la solidarietà che è stata offerta da questa iniziativa in favore dei rifugiati giunti nel nostro territorio dall'Ucraina, ho voluto accompagnare personalmente stamattina una piccola delegazione di ucraini che dal palco potrà salutare tutto il pubblico, saranno presentati e manifesteranno anche loro. La possiamo conoscere questa piccola, se ce la presenti magari tu, chi sono? Assolutamente. Yaroslava. Sì. Benissimo. Olga. Надежда, Надежда, Ирина, Дима, Людмила, Татьяна, okay. Валентина, Дмитрий, Украина. Perfetto. Allora, come vi trovate in Italia? Una, chi mi risponde? Lei. Very good. Molto bene. Intanto grazie agli organizzatori che mi hanno invitata, è bellissima iniziativa, porto con me 12 delle 35 ucraine che sto ospitando a Montevago, sostenute e appoggiate dall'Associazione a Cuore Aperto col patrocinio diciamo, del comune non oneroso. Vedere questa bellezza di domenica mattina serve per due motivi, intanto apprezzare quello che questo territorio ha e dall'altro lato far conoscere a queste persone che non hanno mai visto il mare la bellezza che questa terra offre e che questo luogo dà. Lei è Nathalie ed è una pittrice da noi dal 26 marzo, sta realizzando delle opere e vorremmo organizzare una mostra e questo con una scatola di scarpe è riuscita a produrre una cosa bellissima, quindi hanno una creatività, hanno arti, mestieri che ovviamente hanno dovuto mollare e lasciare. Saluto Montevago! Allora, il Comune ha sicuramente sposato questa importante iniziativa con i Lions. I Lions già di per sé sono una garanzia e quindi di per sé il Comune non poteva perdere questa grande occasione. Per cui si sono uniti due fattori importanti e quindi sono riusciti a veicolare quello che vedremo in questa splendida giornata, una giornata di salute. Anche il musical, le parole, le note, la danza e i messaggi per portare lontano grazie anche a questo vento che sembra un ostacolo, invece ci auguriamo possa portare lontano il nostro messaggio, un messaggio di pace, un messaggio di solidarietà, un messaggio che vuole stimolare il cammino verso un cambiamento. Ringrazio i Lions per questa opportunità di poter esprimere sempre più spesso e poter gridare la voce della libertà. Sì, siamo qui numerosi, adesso stiamo per iniziare dopo la passeggiata, la terza passeggiata veloce, stiamo per iniziare la kermesse degli artisti, avremo Marco Sabatteri con la Casa del Musical, Sergio Criminisi che realizzerà un'opera in estemporanea, Edoardo Sabatteri il maestro e poi Dulcis in fundo Francesco Buzzurro che è qui per noi, sta venendo anche dall'estero quindi per questa iniziativa benefica e noi siamo felicissimi e speriamo di iniziare presto. Quindi seguiteci. Abbiamo sposato sin da subito l'evento che ha organizzato il nostro Lions Club sponsor, l'Agrigento Host, diretto in questo anno sociale dal nostro presidente Giuseppe Caramazza. Noi come club, del quale mi onoro di esserne presidente in questo anno sociale, abbiamo sin da subito sposato quell'evento della terza passeggiata della salute, perché riteniamo il tema della sensibilità verso l'ambiente, ma anche diciamo, la valorizzazione del nostro territorio, delle tematiche come club fondamentali e importanti, ma soprattutto oggi siamo qui anche diciamo, come un evento benefico a sostegno della popolazione ucraina. Da sempre il nostro club si è impegnato e si impegnerà anche nel futuro ad organizzare eventi del genere e da sempre siamo impegnati nella società e continueremo ad esserlo. Guarda, io sono sempre felice di tornare a suonare ad Agrigento ogni volta che se ne presenta l'opportunità.
specialmente quando si tratta di un'occasione importante come quella di oggi, a sostegno di una popolazione che sta vivendo un momento estremamente complesso e doloroso, direi. Noi con l'arte possiamo soltanto dare un segno, un segnale che serva a far riflettere quanto la bellezza di quello che noi diciamo, chi con i colori come Sergio Criminisi, chi come me con la chitarra, insomma cerca la bellezza, cerca di veicolare buoni sentimenti, buoni valori. Questo l'arte sa fare e vuole fare. È chiaro che poi la componente del giocare in casa per me è estremamente importante, perché in questi luoghi ci sono cresciuto, è il mare che ho sempre amato e che è presente in tantissime delle mie composizioni, una delle quali diciamo aprirà la mia performance, infatti si chiama Luci a mare questo pezzo. Stiamo per esibirci per questa mattinata di beneficenza organizzata da Barbara Capucci e io sto per cantare, quindi cosa canti? Pace, un brano di Arisa, un brano molto bello e spero che vi piacerà, quindi a presto. La rabbia gli rispose: tu sei un pazzo, ma stai attento che ti ammazzo. E la tristezza stava in un angolo vestita nel suo pianto. L'astuzia non diceva